Welcome ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Battlefield 5. Oggi cercherò di fare un paragone tra Battlefield 5 e Battlefield 1. I miglioramenti ci sono stati secondo le migliori riviste online del settore, ma io avrei qualche dubbio. Ricordate l'uscita di Battlefield 1, il trailer e tutto? Beh, se dovessimo partire da solo trailer, Battlefield 1 vincerebbe a mani basse. Sfido ragazzi a fare un trailer così pompato e con tagli cinematografici come quello sfornato da DICE per la prima guerra mondiale. Farebbe sfigurare, diciamo, gli ultimi giochi anche oggi. Ma ovviamente ragazzi parliamo di trailer e tutto ciò lascia il tempo che trova. A noi interessa la sostanza, e cioè il gameplay, le mappe e le armi. Su questo secondo me ancora Battlefield 5 deve migliorare, oppure mostrare ancora il meglio di sé con i vari aggiornamenti, che arriveranno sicuramente massicci nel periodo di dicembre. Per questo terrò conto nel confronto i due giochi di DICE, il pacchetto base, cioè il gioco al momento dell'uscita, fra Battlefield 1 e Battlefield 5, senza DLC e aggiornamenti poi usciti in futuro. Ragazzi, sarà una mia impressione, ma per quanto riguarda la cura nei dettagli e nella grafica, Battlefield 1 diciamo che aveva una marcia in più, complice forse l'impatto che aveva ai tempi su un conflitto che era stato, diciamo, trattato poco. Ma a me sembra che Battlefield 1 abbia avuto, diciamo, più cura e soprattutto più attenzioni da parte del team di sviluppo. Per quanto invece riguarda le personalizzazioni e le piccole idee aggiuntive, Battlefield 5 è molto meglio. Sia perché permette di personalizzare il personaggio e le armi, cosa non possibile su Battlefield 1, e sia perché ha tante opzioni e specialità che Battlefield 1 non aveva per niente. Diciamo che i puristi del gameplay se ne fregano ovviamente di queste cose, ma è anche vero che è piacevole poter dare un tocco di personalizzazione al proprio antagonista, rendendolo per quanto possibile, diciamo, unico. Trovo per ora un po' inutile il fatto di costruire rinforzi e filo spinato in pieno stile Fortnite. Sembra quasi una forzatura dettata dal piacere a quel target di quel determinato videogioco. Mentre invece penso che la modalità Battle Mode, Battle Royale, cioè, che inseriranno prossimamente, potrebbe invece essere un'idea vincente, tenendo conto del contesto di Battlefield. Sul versante invece delle mappe, anche qui vedo favorito Battlefield 1. Dove le mappe sembravano davvero tarate bene, con particolare attenzione ai dettagli e molto variegate. Se dovessi fare un paragone, la cura di Battlefield 5 nelle mappe a me sembra la stessa con cui fecero ai tempi il primo DLC di Battlefield 1, cioè quello francese, che erano praticamente mappe vaste ma nulla più, abbastanza, diciamo, spoglie. Togliendo una o due mappe di Battlefield 5, le altre non mi convincono tantissimo. La mappa base di Battlefield 1 mi lasciava a bocca aperta e sembrava che ognuno, a solo vederle, mi raccontasse, diciamo, la storia dietro. Tanto era il segno che ti lasciava dentro che da lì cominciai a creare dei riferimenti storici nei miei video per raccontare quello che, diciamo, ci stavamo vedendo in modo molto bene, perché erano fatte davvero con cura. Dal punto di vista del gameplay ho notato che i mezzi sono più facili da manovrare, rendendo per esempio gli aerei un po' alla portata di tutti, e non solo, diciamo, dei semidei che spadroneggiavano su Battlefield 1. Ovviamente ciò non vuol dire che prendete l'aereo e fate una strage, ma che rispetto a prima non ci sarà gente che prende l'aereo e si va a schiantare direttamente su qualche montagna. Dal punto di vista delle armi c'è grande varietà, come ci è sempre abituati la DICE. Il cecchino in questo gioco è, diciamo, una sorta di vocazione di sofferenza rispetto a Battlefield 1, proprio perché l'unico modo per killare è colpire alla testa il nemico, quindi aspettiamoci tanti ferimenti e assistenze, perché ci vorrà davvero molta pazienza se vorrete intraprendere il mestiere di cecchino. Su questo trovavo più divertente e forse più realistico Battlefield 1. Proprio perché anche lì difficilmente riuscivi a killare con un solo colpo, ma a volte, in base a dove colpivi il nemico, poteva anche morire senza il bisogno del secondo colpo. Per il resto le classi sarà impressione mia, ma Battlefield 5 è diventato più difficile. Per quanto riguarda le armi, sarà impressione mia, ma Battlefield 5 è diventato più difficile. Le armi sono meno controllabili e viene piuttosto complicato, diciamo, rushare come si faceva nell'1. Capita spesso di smirare. Su questo Battlefield 1 era, diciamo, più arcade e perdonava molti errori che purtroppo Battlefield 5 invece penalizza. Battlefield 5 su questo mi ricorda molto Battlefield 4, che era un po' così, diciamo. Poi Battlefield 1 fu
diciamo, un po' facilitato, cosa che fece storcere il naso, diciamo, ai puristi. Battlefield 5 ha dalla sua la mancanza finalmente del premium, ciò permetterà finalmente a tutti di avere i futuri DLC e l'aggiunta invece di modalità che arricchiranno il gioco. Su questo la DICE non ci deluderà di certo, la somiglianza comunque a Battlefield 1 si nota. E diciamo, azzarderò pure questo commento nel dire che praticamente Battlefield 5 è come se fosse un grande DLC e aggiornamento armi di Battlefield 1. Ditemi ragazzi nei commenti che impressione ha dato a voi, se anche voi avete notato, diciamo, un qualcosa di quello che ho detto. Noi ci becchiamo alla prossima, soldati!